non si ferma l'azione dei trofei Moto Estate qui a Cremona Circuit. Stiamo per andare a vivere la gara della categoria 300. In pole position abbiamo Daniele Galloni, che in qualifica ha stampato un 1:40.715, mettendosi alle spalle un pilota, una figura di un certo spessore. Parliamo di Matteo Vannucci, pilota del Mondiale Supersport 300. A chiudere la prima fila c'è Mattia Virone, che si è messo alle spalle gli altri contendenti, inseguitori di questo campionato. Sorrenti, Sale e Dotti sono quelli che formano la seconda fila. Attenzione però, perché abbiamo anche delle ragazze in pista pronte a darsi battaglia in questa gara della 300, lo approfondiremo dopo, ma prima andiamo in griglia di partenza a sentire le opinioni dei piloti. Manuel Puzzo partirà dal centro dello schieramento. Le prove sono andate così così, ma i propositi per la gara sono bellicosi. Sì, i propositi sono impegnativi, bisognerà tentare di infilarsi in mezzo al gruppo, e la prima curva è quella decisiva ed è quella più difficile in tutta la gara. Ma come ti trovi su questo autodromo di Cremona? Mi trovo bene, c'è ancora da lavorare, però sono contento soprattutto per l'ultimo settore, che l'hanno fatto veramente bello, e mi trovo bene. Nicola De Pieri, alla tua prima esperienza sull'autodromo di Cremona, le prove sono andate così così, ma in gara si può solo migliorare. Sì, in gara si può solo migliorare, e devo un attimo contraddirti, perché non è la prima esperienza qui, ma l'anno scorso ho fatto una wild card. Vediamo oggi come andrà. Allora puoi giudicare come il nuovo circuito di Cremona, che vedrà protagonisti i piloti del Mondiale Superbike. È molto bello, all'inizio non mi trovavo, però molto bello, devo dire la verità. Eccoci qua, pronti per la gara della 300. Arriva lo sventolamento dal fondo dello schieramento della bandiera verde, via anche la bandiera rossa di corsa. Ora parole ai piloti, semaforo rosso e parte la 300. Un buono scatto da parte del Pullman Daniele Galloni, ma è subito Virone a provare ad attaccare il pilota del Mondiale Supersport 300, Vannucci, che però riesce a incrociare la traiettoria e mettersi e coprire la sua seconda posizione, mentre Sorrenti si mette all'interno, mentre una buona partenza è quella di Alessandro Riva, partito decimo, era lì davanti a Sorrenti, che è riuscito a passarlo e mettersi alle spalle di Virone, e provano subito a fare un vuoto, mentre intanto una buona partenza che è quella di Iotti, che si è messo all'interno di Sala e si è messo in probabilmente quinta posizione, mi sembra. Grandissimo scatto da parte di Christopher Iotti, partito in ottava posizione. Siamo on board con Sala dal suo codone, che ci inquadra le retrovie. Sala è partito quinto, ma ha dovuto subire l'attacco di Iotti e si mette, e in questo momento è dietro a proprio Riva. Eccolo qua, prova ad andare all'interno di Riva, che ha fatto un buono scatto da decimo, è già qui davanti. E dicevamo prima che i primi due, eccoli qua inquadrati, hanno già fatto un bel vuoto rispetto ai contendenti di questa categoria della 300, con Virone che comanda quel gruppettino dalla terza posizione in giù, seguito da Sorrenti, Iotti, poi Sala e Dotti, e anche Riva, che è partito molto bene. E siamo on board con Nicola De Pieri, che affronta la Cremona per poi immettersi sul rettilineo, per poi affrontare le ultime curve, che dicevamo, l'abbiamo ripetuto più volte, che il tracciato di Cremona ha rivisto una riconfigurazione delle ultime curve che i piloti stanno affrontando in questo momento per la Superbike, che sarà protagonista il 20-22 settembre proprio qui sul Cremona Circuit. Ed eccoli qua i primi piloti che stanno per passare sul traguardo. Al prossimo giro vedremo anche i primi riferimenti cronometrici importanti. Galloni fa il vuoto su Matteo Vannucci, come accennavamo prima. Ricordiamo Vannucci, una delle special guest di questo weekend di Cremona, con Sorrenti che si fa sotto su Virone, va anche un pelo largo nel cercare di attaccarlo. Vannucci, stavano dicendo appunto, pilota del Mondiale Supersport 300, impiegato in questa wild card qui alle Moto Estate, che sembra non riuscire a ridurre il distacco su Galloni, che ha preso e si è andato via, mentre Sorrenti invece è praticamente attaccato, incollato, francobollato a Virone, che è partito terzo. Per il momento rimane lì in terza posizione, che ha provato anche ad attaccare il pilota numero 91 Vannucci, anzi l'aveva attaccato in curva 1, poi ha incrociato e si è rimesso dentro in curva 2 subito nei primi metri di questa gara.
che sembra essere comunque molto avvincente, perché comunque dalla terza posizione lì in giù abbiamo un bel gruppetto di piloti. Vediamo se compaiono, non li vediamo, anzi sì, ecco, li abbiamo visti per un frangente, li abbiamo visti, sono lì insieme, ci sono tre piloti insieme, e vediamo Sale intanto alle spalle di Dotti, prova a mettersi dentro alla Cremona, si mette dentro, va dentro Sala, attacca Dotti, si è messo dentro e passa, e vediamo se Dotti adesso nel rettilineo avrà la possibilità di prendere la scia e restituire il favore. Sballonzola un po' la telecamera sul codone di Stefano Sala, che è partito davanti a Dotti, che adesso gli prende la scia. Dotti, ricordiamo, è partito sesto, Sala quinto, Dotti sì, si mette in scia, lo passa ancora prima di frenare, si mette dentro e va alla caccia di quel terzetto là davanti, che sono i buoni Mattia Virone, Andrea Sorrenti e Christopher Iotti, che si stanno dando bagarre per la terza posizione. E vediamo i primi passaggi sul traguardo, 41.2 per Galloni, è un buonissimo giro il suo, Vannucci 42.3 sul traguardo, i primi due piloti, e siamo con Emanuele Puzzo che passa anche lui adesso sul traguardo. Vediamo il suo riferimento cronometrico che gira in 47.4, è un buon giro per il numero 58 che ci ricorda ovviamente Marco Simoncelli. E qua andiamo con Vannucci all'inseguimento sempre di Galloni, mentre Sorrenti è qua da solo, ha passato Virone, non ce lo siamo persi, ha passato Virone, Andrea Sorrenti si è messo in terza posizione, e ricordiamo che questo qui è un terzetto, non li vediamo, ma è un bel terzetto composto da Sorrenti, Virone e Iotti, non Dotti, che è alle spalle di Salamo, magari è davanti, magari ci siamo persi qualcosa, ma comunque abbiamo Christopher Iotti numero 17 e Lorenzo Dotti con la D di Domodossola numero 8, ma comunque sono lì tra la terza e la sesta posizione insieme. Si aumenta comunque di stacco praticamente a 2,5 secondi di Galloni su Vannucci, che comunque usa questa gara come test. Vediamo lì lo sponsor Pata in bella esposizione, e una gara che comunque utilizza come test per prepararsi sempre alle gare del Mondiale Supersport 300, mentre Sala, che è dietro Dotti adesso, non è riuscito più a restituire il favore come aveva fatto Dotti prima, magari lo può fare adesso stando in scia. Si ripresenta la situazione praticamente del giro precedente con Sala tutto in scia, Dotti gliela prende tutta, la usura tutta, gliela prende tutta, la vuole usare fino all'ultimo millesimo, passa Sala, si mette dentro anche ancora prima di frenare, mentre lì davanti, eccolo lì, il terzetto che dicevamo prima, si mette dentro in frenata, non come aveva fatto Dotti prima, si mette dentro e passa 11-12-13 per affrontare un altro passaggio sul traguardo del Cremona Circuit. Ancora una buonissima gara fino adesso da parte di questi piloti. Eccoli qua, il gruppettino che potrebbe diventare una manita, sinceramente, con Virone che ha ripassato Sorrenti intanto. Non l'abbiamo visto, ma Virone ha ripassato Sorrenti, si è rimesso in terza posizione con Iotti lì dietro alle spalle, a vedere e sperare in un'altra piccola bagarre, magari più intensa fra i due, per provare ad approfittarne. Ma attenzione, perché stanno arrivando alle spalle Sala e Dotti, che con il gioco delle scie si possono aiutare nel riprendere questo terzetto qui. E Sala sembra che stia proprio facendo questo, con Dotti un po' più attardato, ma Sala sembra essere arrivato sotto la coda di questo terzetto comandato da Mattia Virone, che lo vediamo dall'onboard di Sorrenti, numero 68. Andiamo a vedere il giro di Sorrenti, l'ultimo passaggio, 45.1 per Sorrenti. Dotti chiude in 45.0, girano praticamente sugli stessi tempi i piloti qua, 45.3 per Iotti, 44.3 per Sala nell'ultimo passaggio, ha fatto il suo miglior giro personale. Non è assolutamente male questo passaggio, questi passaggi sul traguardo da parte di questi ragazzi in lotta, mentre Sala forse qualcosina ha perso. Prima sembrava essere più vicino, ma sembra essere pronto intanto Christopher Iotti nel voler attaccare Sorrenti. Vediamo se la scia qua potrebbe giocare un favore al pilota numero 17. Forse sembra essere un po' lontanino Sorrenti per prendere la scia a Virone, sinceramente. Anzi, sembra essere qua abbastanza, la distanza è più ravvicinata fra Iotti e Sorrenti. Vediamo, si fa fatica Sorrenti a prendere la scia di Virone, che ha un buon motore, non fa, si fa abbastanza fatica. Vediamo invece Iotti, non lo vediamo, ma eccolo, attenzione, compare un'ombra, eccolo, è l'attacco di Iotti, si mette dentro Iotti e passa in quarta posizione, si è messo dentro, buonissimo l'attacco di Iotti, che ha preso la scia. Lo dicevamo infatti prima, che c'era una buona possibilità per Iotti, perché era più vicino a Sorrenti rispetto a non quanto lo fosse Sorrenti rispetto a Virone, e si è messo dentro e l'ha passato. Questo gioca anche a vantaggio di Virone, che un po' di metri li ha presi, non ha subito la scia, e quindi buono per lui che mantiene la terza posizione con Sala là dietro che sta arrivando, mentre invece Dotti ha perso praticamente il trenino. Vediamo infatti il giro di Iotti, 44.5, miglior giro personale, ovviamente aiutato anche ovviamente dalla scia
mentre invece parlavamo di Dotti 45-9, alzato in modo determinato il ritmo, ma Sorrenti non molla la presa su Iotti, rimane sempre lì vicino e vediamo dove sarà il punto di attacco che sceglierà il numero 68, partito in quarta posizione con Sala che piano piano rosicchia qualche decimo, lo sta rosicchiando sempre di più, ma ancora dovrà aspettare. Vediamo l'ultimo giro di Sala, 44-8, comunque è un buon giro, girate decimi più lento rispetto a Iotti che non va a largo, è dato largo appena Sorrenti, ma sembra essere arrivato Sala, sì, Sala sembra essere arrivato, anche se forse la scia qua non sembra essere delle migliori sul rettilineo, forse potrebbe non prenderle in modo eccesso come potrebbe fare invece Sorrenti rispetto a Iotti, che non vuole perdere di vista Virone, prova a recuperarlo. Vediamo adesso sul rettilineo opposto al traguardo, affrontano la Cremona i piloti per poi affrontare le ultime tre curve del tracciato che sta affrontando in questo momento Daniele Galloni, e andiamo a vedere un po' i suoi riferimenti cronometrici, 41.2, 41.1, 41.8 i suoi ultimi passaggi, e andiamo a vedere il passaggio sul traguardo di Galloni che ha praticamente fatto il vuoto su Vannucci, chiude Galloni in 41.2 ancora, grande giro da parte di Galloni, il suo miglior giro fino adesso è 41.1, ma comunque è un buonissimo orologio svizzero il pilota numero 7, quel 7 che ci ricorda anche un po' quello di Carlos Checa ai tempi della 500. E andiamo con Sorrenti sul traguardo intanto in scia, e non sembra essere facile, è molto difficile però prendere la scia e provare un attacco alla 1 perché è una curva molto veloce, molto rapida, e infatti tentare un attacco lì sembra essere veramente da pazzi, però prova ad avvicinarsi, si avvicina un pelo, andiamo con Sala, linee totalmente diverse da parte di tutti, più stretto quella di Iotti, più larga quella di Sorrenti, Sala invece una linea più pulita come quella di Virone, il leader di questo gruppettino, di questo quartetto ormai che si gioca il podio, si gioca la terza posizione, mentre invece Galloni ha praticamente fatto il vuoto su Vannucci, ma ovviamente è una gara a sé stante, una gara che per Vannucci è solamente di allenamento, ma Galloni completamente leader incontrastato, praticamente secondo me il distacco ad occhio potrebbe essere sui, non so, 20 secondi dal terzo, dal gruppettino là dietro, dalla terza posizione, un 20 secondi facciamo ad occhio, mentre Sorrenti è molto vicino, è molto vicino, e anche Iotti ha preso praticamente Virone, e adesso la scia potrebbe giocare un ruolo fondamentale, potrebbe diventare veramente una gara di Moto3 con 4 piloti in scia, anzi 3 in scia, Virone sul rettilineo. È largo Virone, e adesso non ne ha approfittato, sembrava difficile un attacco durante la curva per Iotti, ma adesso la scia sarà ancora più fondamentale e sarà molto interessante. Vediamo, la regia però dovrebbe portarci sul rettilineo che porta sulle ultime curve, passa Galloni, sì, monitoriamo Galloni perché comunque è leader di questa corsa, monitoriamo 41-1, altro giro fondamentale di Galloni, spettacolo, eccoli qua con Sala che ha passato Sorrenti, Sala, oh, gliela restituisce in faccia Sorrenti, così gli chiude la porta in faccia. Che staccata di Sala, ma che cosa ha fatto ancora Sorrenti, che gli ha restituita, non vuole perdere il trenino, Iotti Virone, che non è riuscito però ad attaccare, Virone ancora sul rettilineo abbastanza inattaccabile, ma Sala è pronto, vuole, sembra forse, probabilmente studiare la situazione per poi puntare al podio. Sembra essere, attenzione però, arriva delle comunicazioni, jump start per Stefano Sala, incredibile, 20 secondi di penalità per jump start per Sala, no, ovviamente non l'abbiamo visto bene dalla telecamera che avevamo di fronte alla griglia di partenza, ma attenzione, qui Sorrenti su Iotti sempre lì molto minaccioso, ma il colpo di scena è che Sala avrà 20 secondi da scontare a fine gara e quindi la possibilità di ottenere il podio, a meno che non succeda qualcosa, sembrano essere veramente remote. Arriva un'altra comunicazione anche per Alessandro Riva, c'è partenza anticipata, altro jump start, si volta qui Sorrenti su Sala che dicevamo dovrà scontare 20 secondi di penalità sul traguardo per partenza anticipata, per jump start, un vero peccato che quindi lo esclude diciamo dalla lotta per il podio, a meno che non succeda ovviamente qualcosa. Peccato, ma adesso ci godiamo questa gara, Sala probabilmente non sa di questa penalità, e con Sorrenti che ha perso qualcosa rispetto al duo lì davanti a sé. Intanto andiamo con De Pieri on board, andiamo con De Pieri, andiamo a vedere i suoi ultimi passaggi sul traguardo, andiamo in 53.9, 54.4 per Di Pieri, 54.2 sui ultimi passaggi, inizia il penultimo giro per Galloni che chiude in 41.092, giro più veloce personale per Daniele Galloni con il numero 7, continua a martellare giri sui 41.1, 41.2, 41.0, e Sorrenti intanto con Sala che prova a mettersi dentro su Iotti, non è difficile, non è facile infilarsi, non è facile, ma Sala è passato su Sorrenti,
Sorrenti, adesso si mette alla caccia di Iotti e Virone. Peccato davvero per Sala, però, per questa penalità per jump start. Infilarsi alla una da pazzi è impossibile, è veramente impossibile. Adesso però Sala sembra averne di più, sembra che Sala ne abbia un po' di più rispetto agli altri e sembra essere pronto ad attaccare anche Dotti per andare anche su Virone, che per il momento risulta inattaccato da Iotti, con Sorrenti che però non vuole essere da meno di Sala, e si sa e vuole essere minaccioso. Oh, si mette dentro Sorrenti, rischiano il contatto, mamma mia che rischio ancora. E ancora siamo solo alle prime curve di questi ultimi due giri della gara della 300. Prova a prendere un po' di scia Sorrenti. Che gara qua dietro per la lotta per la terza posizione, che però la terza posizione per il momento è ancora stata inattaccata. Sono più le qua la quinta, la quarta posizione ad essere quelle un po' in bilico, ma Sala sembra essere quello che potrebbe avere il pelo in più, quello che potrebbe avere quel guizzo in più per poter provare ad attaccare il podio, che per il momento è mantenuto da Mattia Virone. Andiamo con Puzzo on board, quindi lui si trova in undicesima posizione, pilota numero 58 che in questo momento ha girato, andiamo a vedere i suoi ultimi passaggi, 48.5 per lui, 48.7 sul traguardo, 49.2, alzato un po' il ritmo, 49.0. E inizia l'ultimo giro per Daniele Galloni. Andiamo a vedere un altro passaggio sul traguardo di Galloni. 41.3 questa volta, alza ritmo, ma la lotta è qua con Iotti in scia. Virone stavolta viene attaccato, si mette ma stacca fortissimo. Virone andrà largo, potrà incrociare Iotti? No, perché la traiettoria a favore, il pilota con la moto tutta verde. Attenzione a Sala che si mette dentro, attacca Iotti, la prepara bene, si mette dentro Iotti, approfitta della bagarra fra i due per mettersi in quarta posizione e stare in scia Virone adesso e lottare per il podio, anche se purtroppo Sala dovrà scontare questi 20 secondi, ma è una grandissima lotta questa qui invece con Sorrenti, invece là dietro più staccato, che dovrà purtroppo, non molto staccato, si mette all'esterno, va anche a pizzicare il verde. Sorrenti prepara l'incrocio su Iotti, lo prepara alla fatta stretta Iotti, e Sorrenti si può mettere dentro e si mette dentro e passa così. Sorrenti l'ha preparata molto bene l'ingresso, e adesso punta Sala per la quarta posizione, ma Sala ha fatto un grandissimo attacco nelle ultime curve, ha preparato molto bene l'ingresso, ha visto l'attacco di Iotti poderoso su Virone, di Virone che poi ha ristaccato molto forte, è andato largo e poi ha approfittato della linea non perfetta di Iotti e si è infilato dentro. Eccolo qua Sorrenti davanti a Iotti come abbiamo visto prima, e adesso la lotta è qui con Sala che è pronto ad attaccare Virone, un pelo largo il pilota in terza posizione, e adesso è tutto si giocherà nel rettilineo finale, mentre invece abbiamo visto prima dalla nostra postazione Vannucci rientrare ai box come da programmi, nessun problema tecnico, rientra ai box normalmente Vannucci, non lo fa invece Daniele Galloni che va a vincere questa gara della 300. Galloni sì, va a vincere a più di 30 secondi di vantaggio. Galloni, grande gara in solitaria, prende e se ne va, arrivano là dietro, non ce li inquadrano, c'è Virone comunque in seconda posizione, c'è Sorrenti terzo là dietro, Sala che dovrà scontare questi 20 secondi, poi Iotti e Crippa e Dotti, via via tutti gli altri.